No, bene, grazie di essere qui, molto intimo oggi, e il talk di oggi verte sulla plastica, il ritratto e l'autoritratto. I quattro artisti invitati oggi sono presenti in forme diverse, qui con me ci sono Antonio Violetta e Francesco Carone, e invece Daniela De Lorenzo ha mandato un audio come suo contributo, e Emanuele ci ha invece mandato una lettera, soprattutto nell'idea di arrivare a un manifesto finale, ci teneva questa idea di mandare già qualcosa di scritto. Partirei dal titolo di oggi, che è La plastica, il ritratto e l'autoritratto. I quattro artisti invitati sono indubbiamente interessati alla scultura, ma Antonio, in maniera più chiara forse della scultura, o perlomeno la plastica è sempre una parte fondamentale della scultura per lui, e quindi ti chiederei, se posso, come è arrivata la plastica, quando hai capito che era la plastica la strada tra tutti i materiali possibili, e quindi come è arrivata l'argilla nel tuo percorso e come mai non è più andata via. Buonasera, grazie di essere qui. Allora, è una domanda un po' difficile, francamente, non semplice, però proverò a rispondere in questo modo. Cioè, io sono convinto che siano le materie a scegliere noi e non viceversa. C'è una specie di destino nella scelta di una materia, di una materia che poi diventa elettiva, no? Io ho iniziato con l'argilla, con la terra, credo intorno all'81-82, diciamo in modo molto forte e continuativo poi dall'83 un po', insomma, ma alcune cose già nell'81. Che cosa mi ha spinto a scegliere o a essere scelto da questa materia? Il semplice fatto che l'argilla è la materia, secondo me, in assoluto la materia della scultura, è la scultura, perché non è una materia, è polvere che impastata all'acqua si forma, che per virtù del fuoco si trasforma e diventa lì, sta, no? Ci accompagna, insomma. Però quello che più mi affascina è il fatto che non è una materia in un certo senso, è un puro pensiero, fatto di nulla. Questo fatto di poter crescere e diminuire, cioè questo levare e mettere, questa continuità, questo movimento infinito che gli appartiene intimamente, è una delle ragioni per cui non mi ci sono più staccato. Probabilmente perché quello che io intendo fare, o che ho inteso fare, non so quanto riuscendoci naturalmente, insomma, in qualche maniera ha a che fare proprio con il movimento più intimo, no? Del pensiero. Ora, naturalmente, io sono convinto che la scultura non sia solo un pensiero, è fondamentalmente un pensiero, ma è, come dire, associato in modo molto forte alla capacità plastica, cioè saper dare forma a qualcosa, facendo in modo che chi guarda quella forma riviva quel pensiero che ne è stato intimamente artefice, che ha fatto sì che si cerchi poi quella forma, sia il compimento della scultura. Quando noi guardiamo tutta la scultura che è alle nostre spalle, in qualche maniera guardiamo che cosa? Dei pensieri che si sono solidificati, sono diventati pronti per il tempo. E quanto più noi riusciamo a rileggere guardando qualunque opera, questo, io non faccio distinzioni temporali, non mi è mai interessato proprio questa cosa. Sono convinto che in fondo, così come guardiamo una scultura oggi, possiamo guardare una scultura di 1000 anni fa e la guardiamo nello stesso modo, perché al di là di quelli che sono alcuni aspetti, diciamo così, contingenti del tempo, che ogni opera si porta dietro, perché è evidente che quando guardiamo un'opera guardiamo la plastica di un tempo, guardiamo un senso, no? Guardiamo uno spirito di quel tempo. Però più in generale guardiamo qualcosa, se l'opera è rimasta, quindi se ha le caratteristiche per rimanere, guardiamo qualcosa che in qualche maniera ha toccato delle profondità.
io mi sono convinto del fatto che l'argilla, la terra, sia una materia che in assoluto possa toccare queste profondità umane, molto più delle altre materie. La ragione forse potrebbe essere anche qualcuno considerata banale, per me invece non lo è, cioè tutte le materie sono, come dire, hanno un peso, qualunque materia leggera o pesante che sia, comunque ha un peso, l'argilla non ha un peso, lo acquisisce, è diverso, perché l'argilla si secca, no? Diventa polvere, come si diceva prima, insomma. Quindi in qualche maniera non esiste. E questo la rende, a mio avviso, la più nobile, pur essendo la più umile delle materie adatte alla plastica, insomma. Poi, diciamo, non mi ha più abbandonato, e spero non mi abbandoni, insomma, perché il piacere di modellare è tale che, insomma, diventa difficile poi farne a meno, insomma. È una delle più potenti droghe inventate dall'uomo, forse, insomma. Il piacere di modellare è qualcosa che veramente, come dire, elettrizza, insomma, no? Perché ha questa continuità infinita. E questo lo rende bello, insomma. Non so se... Sì, assolutamente. Una volta parlando di questo piacere, mi parlavi però anche della responsabilità che ne consegue, cioè tu dici provare piacere nel modellare vuol dire anche essere consapevoli di aver avuto un dono, un talento, poter sentire anche questo piacere, cioè avere il privilegio di riconoscerlo questo piacere. E però una volta hai detto, però il talento è chiamato anche a un dovere. Ecco, questo mi sembra un elemento importante nella tua ricerca, e in che misura si compie questo dovere per te? Ma io credo che sia necessario rendersi conto proprio di questo. Chi ha la fortuna di fare l'artista lo fa, non perché a chissà quali, semplicemente perché il suo malgrado gli è stata data questa possibilità, no? Ha scoperto di poterlo fare, insomma, ha questo talento, lo possiede, è connaturato in lui. Ora, naturalmente, questo va messo a frutto. Quando dico messo a frutto non intendo naturalmente i termini mercantili o di altro tipo, i quali naturalmente esistono e devono esistere, sono un'altra cosa, però quello che intendo dire è che in qualche maniera va ridato al mondo. Allora un artista ridà al mondo attraverso la bellezza che continua a costruire, la bellezza abita il mondo perché gli artisti sempre, comunque, continuano a costruirla, continuano a regalarla al mondo, insomma. E quindi in questa maniera forse, come diceva qualcuno, lo salvano. Forse potrebbero salvarlo, non lo so, però credo che questo sia anche una specie di imperativo morale, cioè chi ha un talento lo deve ridare, in qualche modo lo deve pagare. E quindi come fa a pagarlo, dal momento che non è monetizzabile sostanzialmente, perché non va confuso questo con quello che è il mercato delle cose, che è un'altra faccenda, ma lo paga attraverso il fatto che ricostruisce e continua a costruire bellezza, insomma, no? Continua a costruire opera che, stando nel mondo, rende il mondo migliore, insomma. O almeno così ci auguriamo. Ci auguriamo. Il lavoro di Antonio Violetta è sempre connotato appunto da un piacere diretto del manipolare. Rispetto a altri artisti che hanno parlato in questa serie di talk, Antonio non ha mai demandato a nessun artigiano la fattura totale del lavoro, ma appunto la fattura, cioè il rispettare ciò che la materia suggerisce, darle corpo, è sempre un processo fondamentale. In che misura interviene allora l'artigiano in questa tua sorta di autarchia? Quando interviene, se interviene? Ma in genere poco, cioè nel senso che qualche volta mi è capitato di avere bisogno di alcune cose che chiaramente io non so fare, oppure farei male, oppure le farei in un altro modo. L'artigiano ha una distanza che gli consente di fare le cose in un certo modo. Ma ecco, io me ne servo solo ed esclusivamente quando è necessario, per cose squisitamente tecniche, insomma. Ma per quello che riguarda la pura costruzione dell'opera, piace esserne artefice dall'A alla Z, insomma, cioè costruirla completamente. A volte io lavoro prevalentemente, faccio terrecotte ricoperte di graffite, insomma, eccetera, oppure anche dei bronzi. Ecco, a me piace anche fare il bronzo, no, cioè, mi piace.
piace andare in fonderia, mi piace lavorarci un po', insieme agli operai della fonderia, eccetera. Ho imparato anche molte cose andare. Andando in fonderia si imparano moltissime cose proprio sulla scultura. Però alla fine io preferisco una terracotta, e la ragione è che la conduco io dall'inizio alla fine. Cioè il bronzo non posso condurlo dall'inizio alla fine, in qualche maniera c'è un momento in cui mi sfugge. C'è un patinatore che arriva e che deve patinare, c'è un cesellatore che deve fare delle cose, anche perché io non potrei fare tutte queste cose, insomma non è così semplice. E poi non ho questo... Mentre invece, come dire, c'è una intimità fra me e la scultura quando questa è fatta nel mio studio, in terracotta dall'inizio alla fine, che non ha confine, ecco. Cioè è assoluta, e questo mi piace, mi rende forte, mi nutre, perché in qualche modo la scultura ci nutre, l'arte ci nutre, insomma, no? Quindi noi ci nutriamo di questa cosa. Per me è necessario farla dall'inizio alla fine. Poi naturalmente ci sono situazioni come appunto la fonderia o altre situazioni in cui si cercano gli artigiani adatti, però per me è sempre una piccola parte. A seguire manderei un audio che è il contributo che Daniele De Lorenzo ci ha mandato, che parte proprio invece dall'importanza e dall'incontro con l'artigiano. Lo ascoltiamo. Mi sono avvicinata alla ceramica grazie a Roberto Cervai, un bravo ceramista che aveva scelto di lavorare solo con artisti. Ed è stato lui a propormi di realizzare una piccola opera con questa tecnica. Conosceva bene il mio lavoro e lo aveva immaginato, prima ancora di me, trasformato in ceramica. Era il 1995 e da un paio di anni il feltro di lana era diventato per me un materiale d'elezione per la scultura. A parete o sospesi erano una sorta di abiti disabitati, definiti da modelli. Assumevano sembianze sempre diverse, determinate dal complesso gioco delle cuciture e pieghe del materiale, dove il gesto, come manifestazione di un volere o di una necessità, era rimasto come memoria. Figure assenti che cercavo di far apparire proprio attraverso la loro assenza. Un istante bloccato, senza più niente da dire, sospeso quindi anche il racconto. La natura del sogno che confonde la differenza tra ciò che è solo apparente e quel che è reale. Il feltro però soccombe alla gravità. La ceramica avrebbe potuto bloccare un istante uno stato dell'essere con maggiore facilità, passando da materia a materia attraverso il calco. Era per me necessario che in questo passaggio dal feltro alla ceramica non si perdesse la superficie del materiale usato per la realizzazione del modello. Mi ha sempre colpito la mescolanza di forza e di fragilità dell'impronta, come la materia stessa della ceramica, qualità peraltro sempre cercate. Il contatto e lo scarto minimo, ma sempre presente, tra il modello e lo stampo, dove l'adesso e il già stato si legano profondamente. Ricavata in natura, lavorata con l'acqua e cotta sul fuoco, la ceramica è una tecnica antichissima, è stata utilizzata dagli albori della nostra storia, diventando immediatamente indispensabile. Ho iniziato così a frequentare spesso lo studio di Roberto, scoprendo un mondo pieno di possibilità. Ero affascinata dal suo modo di lavorare e al rapporto che instaurava con gli artisti, con i quali realizzava un'opera. Nessuna idea era ritenuta impossibile, era per lui un modo di sperimentare nuove tecniche e di inventarsi nuovi strumenti con una facilità esemplare. Sentivo che dovevo riconoscere la porosità del feltro nella ceramica, ma il lavoro finito era e doveva essere sottilmente diverso, anche solo perché la scala diminuisce necessariamente durante l'essiccazione. E poi c'è un tempo che allora mi sembrava infinito, dal progetto al modello, per arrivare al lavoro compiuto in ceramica.
inoltre una serie di difficoltà date dal tempo di lavorazione, essiccazione, cottura. Perfino il tempo meteorologico influisce in modo significativo nei tempi di lavorazione. L'umidità o la secchezza dell'aria intervengono in modo prorompente. Frequentando lo studio di Roberto avevo la netta sensazione di essere lì per la ceramica, ma non solo. Dovevo imparare a dare tempo a delle trasformazioni, come dovevo sviluppare una nuova sensibilità e non per ultimo abituarmi all'errore, sempre in agguato e molto spesso invisibile. Basta una piccola bollicina di aria rimasta all'interno della terra ceramica a compromettere la perfezione del lavoro finito. E forse, non per caso, nello stesso anno ho iniziato ad usare la fotografia, comunque un'impronta che con il procedimento del contatto ha un'affinità fondamentale, quella dell'essere ora qui, rimandando però ad un inevitabile già stato. Ecco, Daniela nel suo intervento parla del legame con un artigiano totalmente dedicato agli artisti, che sapeva reinterpretare o suggerire addirittura delle trasformazioni, come ha raccontato anche Liliana Moro, come lo stesso Cervai avesse suggerito di arrivare alla scultura da una performance, quindi era proprio un passaggio intermedio fondamentale. Nel lavoro di Francesco gli artigiani arrivano invece sempre non come artigiani altamente specializzati e una volta parlando mi hai detto nel corso di un'intervista mi viene la tentazione a volte di cancellare questa loro impronta e poi me ne pento. E allora ti chiederei quanto sono importanti le impronte nel tuo lavoro, in quel c'è già stato con cui Daniela chiude il suo messaggio, quanto è importante ciò che è già stato, ciò che c'è e il tuo contributo invece nella scultura. Grazie innanzitutto a tutti di essere qua e grazie della domanda. Io sono uno scultore, ho l'ambizione di utilizzare un po' tutti i materiali. Forse la supponenza di utilizzare tutti i materiali che di volta in volta ritengo idonei ad un progetto che ho in mente inizialmente, non che mi, in qualche modo mi assilla da un po' di tempo. Quindi la scelta, per me la scelta della ceramica è una tantum, anche se da molti anni la porto avanti, perché si alterna a tutti gli altri materiali, principalmente quelli classici della scultura, quindi anche il marmo, il legno, il bronzo ed altri materiali. La ceramica chiaramente ha le sue caratteristiche intrinseche in ogni materiale e di solito quando immagino una forma, immagino un progetto, una scultura, immediatamente so già di che materiale sarà, quindi non è che penso ad una forma e poi penso a qual è il materiale migliore per farlo. Viene da sé, ogni forma porta con sé, forse proprio per queste qualità che ogni materiale ha, quindi io lo vedo immediatamente, cioè la immagino subito nel materiale che poi utilizzo. Ora, per ritornare più alla tua domanda precisa, sì, io effettivamente per facilità, ma forse anche proprio per considerazioni personali, preferisco frequentare botteghe di artigiani nel vero senso della parola, cioè proprio artigiani, quelli che rarissimamente lavorano con artisti. Il loro sguardo è molto differente chiaramente da quello, ecco, forse voglio fare anche una premessa, perché io ho ascoltato anche le conferenze, insomma le interviste che hai fatto agli artisti prima di me e incredibilmente riesco a essere d'accordo con tutti, anche se avevo le opinioni contrarie, d'accordo con tutti e in opposizione a tutti. Le ho ascoltate, ero contemporaneamente contro questo, potrebbe tradire la mia
diciamo molti punti che non vorrei ripetermi su cose che sono state già dette dagli altri artisti, però chiaramente da scultore mi piace conoscere il più possibile la materia che vado a utilizzare e raramente riesco a immaginare una forma in una materia da realizzare con qualcosa che non ho mai utilizzato. Certo, nasce la curiosità vedendo altre opere di altri artisti, vedendo semplicemente, però chiaramente se quindi cerco di padroneggiarla il più possibile prima di approcciarmi. E diciamo la mia frequentazione alla ceramica ormai da molti anni mi permette quasi la totalità delle realizzazioni che faccio di gestirle in maniera indipendente. Ovviamente la bottega è fondamentale perché, anche semplicemente perché non ho alcuni macchinari, non ho un forno, non ho un tornio e quindi quando devo utilizzare queste strumentazioni è chiaro che mi rivolgo agli artigiani e preferisco, proprio per non essere influenzato da un occhio già abituato alla richiesta anche talvolta assurda, apparentemente assurda, dell'artista, preferisco utilizzare artigiani abituati magari a fare semplicemente vasi da fiori, brocche, piatti, cose diciamo di uso anche in serie. Questo mi facilita essere in Toscana, avere Montelupo vicino, dove ancora c'è una tradizione di tornianti, però ecco, la ceramica che producono loro è quella faentina, cioè diciamo, è molto più personale, molto più sta meno attenta al dettaglio. Quindi gli artigiani portano con sé questa, mentre le forme che io penso generalmente sono sempre molto lucide, molto pulite, tendono ad una mia ideale perfezione, a qualcosa che si distacca anche dal prodotto manuale. Chiaramente quando mi porto un progetto, vado lì e dico bene, io sto due giorni qua a farmi un pezzo, vedo loro mi guardano, ma perché non fai così, ma per forza? Ma in realtà mi lasciano molto, molto, molto fare, cioè, ma sanno mai. In questi ho abbastanza confidenza, quindi lasciano il mio spazio per lavorare, mi danno la possibilità di utilizzare le loro apparecchiature, perché poi ci sono tante cose, come dicevo Antonio prima, ci sono dei passaggi che magari chiaramente un'esperienza decennale, se non di più, mi può aiutare. Il lavoro che loro fanno, come ritornare alla tua domanda, chiaramente essendo grossolano non sta attento a tanti dettagli che per me sono fondamentali. Quindi quando quei passaggi mi faccio aiutare da loro, ci sono delle sbavature che loro dicono no, non è importante, è mia la cosa, quindi è importante come dovevo, quando è importante o no. E quindi dico vabbè, allora fai come ti pare. Allora io mi metto lì, me la ripulisco tutta, me la liscio, me la faccio. E poi spesso quando esce dal forno e poi è smaltata, perché anche la parte della smaltatura mi piace seguirla in prima persona, talvolta, come ti avevo detto qui l'intervista, mi pento di aver tolto quell'aspetto manuale, che si viene forse a quel valore intrinseco della ceramica, perché al di là di tutti gli altri materiali che io utilizzo, la ceramica è l'unico che ci rimane dentro. Durante il mi piace narrarvi una piccola vicenda accaduta pochi mesi fa durante il lockdown per un progetto in Toscana. Ho avuto la possibilità, proprio durante il lockdown, quando tutti erano chiusi in casa, ho avuto questo permesso di andare al museo di Murlo, un piccolo paese vicino a Siena, famoso per la presenza degli Etruschi. Perché c'è questo piccolo museo che raccoglie tutti i manufatti, etruschi, buche, vasi, ma anche piccole sculture. La possibilità di andare in questo museo dove ho fatto questo progetto, da cui si doveva poi produrre un lavoro audio, e in collaborazione con questo museo, ogni artista con un museo diverso della Toscana, io semplicemente ho messo una perla all'interno, ho avuto la possibilità di togliere dalle tele
questi vasi, queste brocche etrusche, mettendoci dentro una perla e con c'era un tecnico audio ha registrato il suono e più che altro il riverbero e la risonanza della perla ruotando all'interno di questi vasi. E poi da quelle io l'ho montato per farci una sorta di museo di questo rumore roteante all'interno. Ma la cosa in più mi ha fatto impressione che a quel punto, quando abbiamo aperto la terra, io ho cominciato a prendere tutte queste, tutto quello che c'era all'interno. C'erano anche delle piccole sculture, di cui ne ho presa una e c'erano ancora le impronte sotto. Quindi la parte sopra era effettivamente liscia, diciamo pulita, ma girandola c'era ancora lì, c'era un'impronta di un pollice, mi sembrava un pollice, che mi ha fatto abbastanza impressione. Sì, è una banalità, sì, però insomma tenere un manufatto di 2000 anni fa, no, un po' meno, insomma, comunque di più di 1000 anni fa, e vedere l'impronta, conoscere la manualità, riconoscere il tratto distintivo di chi l'ha realizzato, che chiaramente non sappiamo chi è, ma lì abbiamo la sua incontrovertibile presenza, il suo incontrovertibile timbro, marchio all'interno, è stata una cosa che mi ha fatto riflettere, riconducendo appunto il pensiero a quel discorso che io invece tento di togliere tutto anche dall'interno, cerco di lisciare anche all'interno delle sculture. Effettivamente quella è una cosa incredibile e mi ha fatto ragionare appunto anche la terra e il materiale della scultura, perché per quanto i semi della lavorazione rimangono su tutti i materiali, ma sono sempre semi meccanici di una gradina, di uno scalpello, se è un marmo, di una sgorbia sul legno, comunque c'è sempre una distanza tra l'umano e il manufatto. In quel caso specifico invece della terra, l'impronta digitale, la presenza dell'uomo diretta al suo marchio, al suo posto. Sì, anche perché se posso, insieme alla plastica, l'altro argomento di oggi è il ritratto o l'autoritratto. Ti ho già risposto. Esatto, volevo arrivare lì. Però su questo confine di quanto poi fare scultura sia forse sempre un modo di lavorare su se stessi, sul tempo, su una possibilità di stare, che però forse anche una finzione, tu con altri materiali questa domanda su dove rimane la memoria del lavoro all'interno della materia l'hai percorsa, penso a certi lavori in marmo che ripartivano dall'Arco di Castiglioni o le domande sui capitelli. Forse la ceramica tutto questo un po' te lo annienta, questo ragionamento su quanta memoria rimanga nella materia, e quindi anche per quello che la scegli, quando la scegli, cioè sono progetti che hanno bisogno di partire senza una storia, quelli che fai in ceramica rispetto a altri lavori in marmo e la storia che il marmo porta con sé? Sì, chiaramente quando abbiamo fatto la città, quando ho detto dell'intrinsecità di ogni materia, chiaramente mi riferivo a questo. Chiaramente il marmo, i lavori che citi sono il marmo, è semplicemente un po' l'attenzione sul fatto che la forma esteriore di cui vediamo una scultura o un oggetto in marmo è quella che l'artista al tempo gli ha dato, e che io la forma all'interno della materia è sempre la stessa, quindi io è solamente una sorta di scorza esteriore. E quindi ho fatto queste opere in cui sono andato a riscolpire manufatti antichi, un capitello del 400, una colonna d'altare, del 600, riscolpendo, quindi trovando un'altra forma, cercando di non essere condizionato dalla forma che era stata scolpita prima, chiaramente una forma che poteva stargli all'interno, con la speranza, dico sempre, che il collezionista o chi vorrà avere quella scultura la possa anche riscolpire ancora, quindi trovare un'ulteriore forma all'interno, e questo processo fino ad arrivare a un pezzo di marmo talmente piccolo che non è più
possibile scolpire, ma magari in generale forme dove la mano e lo strumento non riescano più a gestire. Chiaramente quindi una sorta di matriosca di forme, questo perché mi chiedo se ha lo stesso valore della scultura fatta da un pezzo di marmo preso da un cava, quindi appena cavato, o se in qualche modo le energie, le forze, anche semplicemente appunto se l'energia non si crea, non si distrugge, tutto quel lavorio che qualcuno prima di me ha fatto su quella pietra, probabilmente pur togliendomi la forma esteriore, chissà se rimane. Chiaramente è una domanda aperta, non ho la risposta. La risposta che poi ultimamente mi do è che comunque sia prima di ogni altra cosa il blocco di marmo è stata una montagna, quindi forse l'energia più grossa è quella del tempo, dei tempi geologici, che nessun uomo può eguagliare. Quindi ecco, comunque sia un discorso aperto. La ceramica, questo chiaramente non lo permette, quindi utilizzo la ceramica laddove io voglio ricercare una forma pura primigenia. Nasce direttamente, cioè il primo gesto è il mio, non cerco veramente un'energia messa da altri su cui la signora, in questa fase, quella c'è la filtrazione di distruzione dei fiumi. Grazie mille per questa idea del primigenio, che finora non era ancora uscita così in maniera chiara, e sono contenta che sia uscita in un giorno in cui si parla di scultura, perché è giusto che esca lì. E parlando di maestri, di chi ha affrontato un materiale prima di noi e come noi possiamo convivere con i nostri maestri, arriviamo a una lettera che ha mandato Emanuele Becheri. Emanuele è un artista che per parlare di sé torna sempre ai suoi maestri, o perlomeno ha un percorso che, all'interno del quale lui si riconosce. Quindi la lettera che leggerò racconta una storia che inizialmente sembra distaccata da quello che abbiamo detto fino ad ora, e poi invece in chiusura vedrete che tutto torna e tutto si tiene assieme, non solo con quello detto oggi ma anche con quanto detto nei giorni scorsi. È un po' lunga, ma voi resistete con me. Alcuni anni fa mi sono rivolto verso la scultura e simultaneamente ho ritrovato in Gauguin un rinnovato sguardo sulla terra, un'origine. I miei primi pezzi d'argilla scoppiarono, furono polverizzati dal forno, dilaniati. Queste prime prove, oggi, le considero incidenti, fallimenti, errori, scarti, verifiche, accertamenti, attese, allargamento della grammatica, ma non opere. Gauguin faceva uso non convenzionale del fuoco vivo dei forni, aveva messo a punto una tecne in cui alterazioni di temperatura mettevano a repentaglio la risposta della terra, creando delle ceramiche che subivano l'urto delle temperature, esprimendosi ulteriormente. Inventando a Parigi, sul finire degli anni 90 del XIX secolo, la scultura ceramica, Gauguin posizionò naturalmente la ceramica dentro alla scultura e, ridefinendo con Chapelle la collaborazione fra ceramista e artista, ribadì al contempo, se mai ve ne fosse stato all'epoca bisogno, l'importanza esiziale dell'artigianato come possibilità di entrare nella grammatica della vastità terra. Allargò il mezzo per una definitiva espressività, in modo che rendesse unico il pensiero con l'atto del modellare ogni porzione di terra, di smalto, di fuoco, di tempo. Considerò le proprie ceramiche, come ormai neppure gli artisti facevano più, delle vere e proprie sculture, chiarendo al contempo l'annosa questione dell'essere artista, dell'essere artigiano e della conseguente dialettica. La lezione delle ceramiche di Gauguin avrà un'influenza fatale per l'esordio del Novecento, ma non sarà l'unica. Due grandi vie contemporanee necessariamente divergenti, l'intensità del linguaggio senza tempo di Gauguin e il secondo complesso periodo di Rodin. La Bohème contro il Marcottage. Il secondo periodo di Rodin fu caratterizzato dalla rilettura delle proprie opere attraverso la pratica dell'ingrandimento, della moltiplicazione e del Marcottage, trasformando l'atelier in una vera e propria factory. Non era invero una novità, Rodin utilizzava il Marcottage già fin dall'esordio degli anni Ottanta, innestando le proprie figure le une con le altre e traendone positivi per accoppiarli con altri gessi che poi sarebbero serviti anche alla loro definitiva fusione.
Rodin ripiegava i propri prototipi ormai datati per metterli alla prova di nuove verifiche plastiche, esponendo calchi monumentali in gesso delle sue figure ingrandite. Al contempo iniziò ad innestare marcottage le proprie figure, in origine realizzate separatamente e con soggetti indipendenti. Procedendo all'innesto per la nuova configurazione, parti del corpo venivano modificate, alterandone il motivo iniziale, per far aderire nella rinnovata postura le due figure. Le cuciture e le riarticolazioni di Rodin nell'invenzione, che per alcuni diventerà o resterà escamotage del marcottage, diventano un fatto espressivo. L'accoppiamento delle figure non è un mero copia e incolla, ma nuova invenzione plastica, continua ed estenuante complicazione di riassemblamento e ridefinizione, ovvero perdita del modello di partenza. Il marcottage non fu solamente frutto dei tempi e della vasta committenza. La sua evoluzione è avvenuta anche grazie alla lezione implacabile di Medardo Rosso, che Rodin vedrà nel dicembre del 1893. Rapporto complesso che innescherà cambiamenti radicali in Rodin nella concezione del far sorgere la figura del Balzac in rapporto al bookmaker di Rosso. Un Rosso essenzialmente maniaco di un'autarchia circolare per il processo, che addirittura si autocostruiva i forni per le proprie fusioni, contro quella processualità proto-industriale vista nell'atelier Rodin che ripudiava ferocemente. Rodin, fin dal 1891, stava concependo il Balzac attraverso un lungo processo di modelli che solo nel 1896 porterà a compimento attraverso una grande innovazione. Su uno studio di nudo cala un vero saio bagnato in gesso, costruendo in tal modo il gesto della tensione della veste sulla figura. Avvolge un corpo dietro il quale già si sente il vuoto e non la massa, e dove il volto sbuca risultando come una maschera mossa dall'interno dalle mani di un burattinaio. I giornali satirici del tempo furono sprezzantemente impietosi, chiamarono quell'opera ingrandita in gesso pupazzo di neve. Il Balzac risulta una scultura nell'ingrandimento del gesto definitivo del 1898, con un palese innesto. Il gesto di calare la veste sulla struttura della figura appare un gesto esterno, tentativo di accoppiare il modellato ad un oggetto quotidiano ben specifico, ovvero due oggetti eterogenei, non omogenei, nella loro rispettiva specificità. Nonostante l'escamotage fotografico, permane in quel gesto la sensazione di un corpo che porta le stimmate dell'introduzione di un oggetto estraneo alla formazione della scultura. Quel gesto ingrandito dal modello, con la lunga veste incollata al corpo, risente ancora di quella robe de chambre estranea, assente, frutto di quell'irrigidimento innaturale dovuto all'ingessatura che rende caricaturale la figura. La commissione rifiutò di fondere il modello definitivo del Balzac e Rodin non fece mai la fusione. Solo post mortem, nel 1938, la prima fusione fu posta a Parigi e da allora riprodotta in molti esemplari. Tutte copie non originali, gadget culturali, shine per gli allocchi. La retrospettiva post mortem del 1906 a Parigi di Gauguin diventerà uno spartiacque per la scultura. Da una parte, un'arte che stava dentro all'importanza dell'unicità dell'opera in quanto eseguita in toto, e magari con l'aiuto di un grande artigiano, dall'altra un'arte, quella di Rodin, che pur nascendo dalle stesse aspirazioni plastiche, giungerà a mescolare le proprie carte, fino a far irrompere nella scultura materiali eterogenei, non organici alla medesima. L'invenzione del senso dello spazio ex nihilo, il calco incalcolabile della mano nuda di Rodin e delle sue infinite articolazioni che imprimeva sulla terra, non aveva forse costituito la forza dei suoi capolavori? Non è forse l'originale quella cosa che il calco insegue sempre? Nel procedere tecno-espressivo non è già iscritto lo sforzo ricco di contrattempi e fallimenti che la ricerca di un'espressività impone ad ogni artista? Dichiarandosi scultore e non ceramista, anche Fontana, come Gauguin, chiariva nel 1938 la postura dell'artista rispetto alla questione dell'artista e dell'artigiano. Anche lui si appoggerà ai maestri ceramisti come Gauguin fece con Champlain e come Rodin aveva fatto a Sèvres nella fase di apprendimento. Fontana modella e dipinge tutte le sue sculture, non delega il gesto a nessuno. Arturo Maltini nel 1946 chiarirà la questione in maniera ancora più decisiva quando gli chiederanno che cosa fosse per lui la tradizione e risponderà: questa domanda mi riesce tanto buffa, come se un bambino mi chiedesse che senso ha per me mia madre.
siccome il sangue che hai nelle vene nessuno te lo può cambiare. Questa è la tradizione. Fontana e Martini intendevano senza cedimenti e con naturalezza il mezzo ceramico come fatto scultoreo e il rapporto con l'artigiano una dialettica neppure discutibile, in quanto l'artigiano rappresentava da sempre quel deposito di conoscenze che favorisce i risultati in scultura. Non lo intesero mai come esecutore plastico. Dopo Fontana e Melotti, gli artisti in Italia dagli anni 60 in poi iniziarono sempre più a delegare, a colare, a stampare, a farsi prendere la mano e pur senza mettere mano, ripudiando l'importanza di dominare gli atti dall'alfa all'omega. Perdendo questa spensieratezza, si ingessarono. Le maestranze si moltiplicarono, aumentò la distanza del fare, si produssero giocattoli culturali venati di folklore. Alla fine degli anni Ottanta gli artisti useranno la ceramica talvolta, occasionalmente, avvalendosi spesso e volentieri di artigiani griffati dal tempo e dall'esperienza per non tradire del tutto la tradizione. Non si confessa nessuna pratica ceramica e ancora tutt'al più artigianato. Inascoltata rimane la lezione che citi di Miró, il quale firmava con il grande Artigaso un legame paritario e indissolubile. Non c'è tempo, non più. Il distacco dalla storia e dalle storie si dilata, il generalismo stravince, i tuttologi imperano, si affermano le tv di Berlusconi, la parola d'ordine è effimero, l'idea diviene un click, il costume e gli artisti abboccano, nascono i Cattelan, critica sociale in forma di pathos gadget. Gli anni 90 accelerano, artisti in perenne divieto di sosta sul mezzo, sveltine, si passa da un mezzo all'altro, surfing, l'affidamento ad altri diviene una religione. Esclusiva aderenza al proprio tempo, moda, sfaccendati alla materia, ignorano. Ci si vanta di non toccare più la materia, né di modellarla. L'artista diventa un ventriloquo che muove le mani dell'artigiano, tentativi di transfer. E poi l'ultimo decennio, valanga piena di calchi, stampi, stampi storici recuperati da scarti aziendale, calchi e collaggio di capolavori, stampi di piante da tutto il mondo, altri calchi ed altri calchi, ready-made ad libitum. Pastiche, globalization, ipermodernismi, calchi sempre più lontani dall'originale, sempre meno mani originali, artist in residence, 15 giorni, tutto compreso, turismo culturale, infine perdita dell'originale. Pertanto, vorrei concludere questo mio contributo sulla tua indagine che fotografa esattamente la situazione attuale nella scultura, ove la pratica della ceramica è diventata semplicemente pratica, disinvoltamente, con una domanda. E questa domanda la giro a voi in sala, agli artisti presenti. Non ti sembra che questa perdita di mani, atta a non perdere tempo, sia calco di questo nostro neoliberismo da cui non si evade? E il domandone è un domandone all'Emanuele, che ce lo pone e non è neanche presente per risponderci, ma non è vero. È sicuramente la testimonianza di come Emanuele lavora, e però vedete come partendo dai suoi maestri poi arrivi all'oggi. In realtà gli artisti presenti qui hanno parlato molto di fare, però giro la domanda a chi c'è. Non so, Paolo, hai un punto sul fare, l'affidare? C'è anche un pastiche menzionato, che è un po' una delle tue ossessioni. Quindi vieni qui, così ti riprendono, mi allontano. Così sei su. Dopo ti devo caricare, vai. Allora, sì, mi sento anche chiamato un po' in causa perché era una parola specifica che ultimamente rientra anche abbastanza nella mia pratica di lavoro legato alla ceramica. Per cui in realtà questo gran ping pong che ha fatto Emanuele poi, come diceva lui prima, può essere tutto il contrario di quello che faccio e che penso, ma in realtà può essere esattamente coincidente con quello che faccio e quello che penso. Per cui se tu sposti lentamente da un lato e dall'altro quelli che sono i tuoi riferimenti, i tuoi maestri e le tue appunto intenzioni nella tua pratica sulla ceramica, quasi vanno a coincidere, perché questo grande mucchio di nomi, di cose e di situazioni in realtà quasi creano una specie di magma che annulla il tutto.
tutto e lo unisce in una pratica che può essere quella proprio del pastiche, per cui anche un'idea così di multiculturalismo e multiriferimento temporale all'interno della tua idea di storia dell'arte o comunque di quello che è un segno che definisce il tuo percorso rispetto alle persone che tu hai in qualche modo amato, intercettato, stimato. Quindi qual era la domanda? se questo modo di fare ceramica così veloce, affidandosi ad altri, può essere un transfer della società nella quale stiamo vivendo, di una certa velocità nostra. Ma quello penso sia semplicemente una pratica che si riferisce al tipo di lavoro che l'artista stesso produce. Cioè come nel caso del suo lavoro, piuttosto che anche abbiamo intorno tanti lavori di Simon Fattal, non credo che sia, come dire, la velocità di esecuzione un termine di giudizio rispetto al peso o all'importanza di un lavoro, ecco. Poi ogni segno, appunto, ogni traccia che la ceramica poi registra sicuramente la rende in qualche modo irripetibile, no? Come appunto il pollice di un milione di anni fa che dicevamo, piuttosto anche un microsegno. Per esempio notavo in tanti lavori di Simon Fattal che questi piccoli piedistalli altro non sono che il panetto di creta segato in due, no? È un gesto molto semplice, molto veloce, però ritorna una certa forza, immediatezza, anche plastica, appunto, molto feroce, se vuoi. No? D'accordissimo, grazie per il tuo... Paolo Gonzato, perché ho detto Paolo così liberamente. Paolo Gonzato sarà con noi a febbraio in uno dei talk, però era qui con noi, mi sembrava giusto passare la parola. Ci sono delle curiosità qui? Dubbi? Lui ha fatto un discorso di critica feroce, diciamo, di tutto il mondo del mercato dell'arte, secondo me, cioè tutto il fatto, di fondo lui non ha mai parlato di soldi, ma è come se fosse intrinseco questa cosa, la retrocita dell'arte, il numero delle opere. Insomma, mi sembra che loro, in maniera diversa, poi, come nel lavoro di Antonio Violetta, siamo su un altro mondo, ecco, in questo discorso qua. E così. Poi, secondo me, è un'esperienza come storia della fine dell'Ottocento, un altro discorso anche di mercati, di persone. Secondo me è proprio come è stato un urlo che gli è venuto fuori così, insomma. Cerchiamo di vivere in una maniera libera, dove ognuno sceglie il mezzo espressivo e il modo di utilizzare il mezzo espressivo nella migliore, cioè come lui si sente come artista. No? Insomma, poi certo, a volte arrivare a capire il linguaggio di come è arrivata un'opera è abbastanza difficile, a volte ci sono un percorso che bisogna arrivarci con il tempo. Speriamo di vederlo presto, così almeno dibattiamo velocemente insieme. Sì, grazie per questa lettura del momento, no? Del momento storico che Emanuele ha evidenziato. Trovo che il punto cardine di questa sua lettera, forse anche un tentativo di creare un ultimo disperato modo di smarcarsi da un processo industriale che in quel momento però era un grido di urgenza, come si diceva, rispetto a un'industrializzazione che marciava bella feroce. Forse gli artisti che sono stati invitati in questa serie di talk e con i quali si spera di arrivare alla fine ad un manifesto, almeno mi sento che veniamo da una società che questa spinta così industriale e feroce non ce l'ha, o perlomeno l'ha assimilata, l'ha fatta sua, e forse scegliere la ceramica per voi non è necessariamente una risposta a questo.
ma può essere appunto una linea di ricerca soprattutto per i temi trattati stasera, una ricerca all'interno del campo della scultura stessa, e quindi per me era molto importante avere anche artisti come Francesco Carone, Daniela De Lorenzo, che hanno affrontato altri materiali oltre alla ceramica, ma questo anche Emanuele Vegri, che viene dalla fotografia, Antonio, che ha con la poesia e la fotografia sempre un legame di contatto. E su questa domanda vorrei chiudere, nel senso che la riproducibilità più o meno tecnica nel vostro lavoro ha sempre un ruolo, allora chiederei a voi due in sala che ruolo, nel senso che Antonio ha domesticato abbastanza la fotografia e tu sulla riproducibilità manuale e non tecnica hai fondato molti tuoi lavori. Chiuderei con questo. Non ho capito, pensavo all'immagine all'immagine che abbiamo usato anche per il talk di oggi a Iuola, è come un lavorare sull'annientamento di quella riproducibilità di serie del vaso, rendendolo quasi unico. Ah, ok. Poi non so, quindi se... sull'annientamento della riproducibilità. Ah, quindi non la riproducibilità. Esatto, ma sull'annientamento. Come valore, ma esatto. Come tentativo di distruzione. Sì, sì, certo. Io concepisco sostanzialmente lavori solamente un pezzo unico, dove non c'è mai la possibilità di farne due o farne due uguali, e quindi sì, l'idea del calco, che talvolta ho utilizzato proprio sul suo valore concettuale, che calco aveva, e quindi non era riproducibile nemmeno, anche se tecnicamente sì, ma non sarebbe stato riproducibile perché era quel singolo pezzo lì, era indispensabile. Io forse voglio aggiungere solamente una cosa alla domanda che te avevi posto, che pone Beckeri. Io credo di riscontrare all'interno del suo aprire questa domanda, forse effettivamente un aspetto che può risultare, soprattutto per chi lavora in maniera forse proprio sul pezzo unico, avvalendosi delle proprie capacità manuali, dove talvolta può essere curioso, ma io forse però la leggo in un altro modo, come la leggo, cioè non è che ci vedo nulla di male a utilizzare il calco. Posso avere dei dubbi su alcune opere, su una certa moda che a un certo punto c'è stata, quella di, sembra quasi, usare alcuni materiali serva semplicemente ad alzare, cioè, alzare il valore probabilmente di mercato, di mercato, perché è fatto con un materiale differente. Quindi se una banana frutto è difficile regolarla in un mercato, se io la banana faccio un cavallo, la regolata anche semplicemente la regolata ho scelto il frutto sbagliato. Beh, un altro punto, però chiaramente se io la realizzo in bronzo o in ceramica, certo, avrà sicuramente un bacino di utenza, di collezionismo che ci si avvicina con più facilità. Ma questo va da sé, chiaramente. Sì. E quindi artisti che non hanno una capacità di modellare si rivolgono all'idea del calco per tradurre quell'oggetto, e altrimenti trovato in qualche modo, forse a questo si voleva risolvere, però nell'occasione specifica presumo sia con me che con Antonio, sì, no, questo discorso torna un po', insomma, però no, ma poi capisco credo... anche, capisco, esatto. Poi non c'è molto bene Emanuele, sì. Quindi so. No, e poi anche un intervento in una serie di talk, e quindi credo che il suo... per come è invece notavo che fosse interessante, quello che mi piaceva, perché anche avendo sentito i talk precedenti, spesso, questa volta ne abbiamo parlato meno, forse ne ho parlato più io degli attori, del rapporto tra artigiano e artista, mi faccio riferimento anche alla pietra e tutta quella design tra artista artigiano ed artigiano, forse probabilmente questo è un dubbio
se continuo a parlare individualmente, ma che danno a te si sa benissimo qual è la differenza e dove stanno le cose, perché sta da quello che vuole, da Tijon, un altro, sono entrambi necessari, ma non sono confini. Sì, e poi credo che all'interno di questa serie di talk il contributo di Emanuele sia anche il riflesso della sua ricerca, che è un urlo di esigenza della plastica, e quindi quel tornare a Gauguin, a una città di Gauguin, credo che fosse per lui, come è sempre per lui, ritornare ai maestri per parlare di sé, insomma, per parlare di un'urgenza che lui ha vivissima, e quindi un'ottica di manifesto finale, credo che il suo testo fosse proprio dare voce alla sua ricerca, che è quello che gli chiediamo. Mi sono persa. La domanda che vi avevo fatto, la riproducibilità tecnica, se posso, cioè per te la fotografia ha un ruolo sempre molto importante, l'impronta fotografica, l'impronta della scultura, in che modo l'una riflette l'altra, e su questo ci salutiamo. Ma, la fotografia mi è sempre piaciuta, non la uso in arte, cioè nel senso non è praticarla, fotografare le mie sculture, ma questo perché credo che fotografare la scultura sia sempre stata una grande impresa, molto difficile, e quindi in qualche maniera, insomma, riuscire a trovare il modo per far sì che un'immagine fotografica ridia a chi la guarda qualche idea della scultura reale è difficile, e se ci si riesce, se ci si avvicina, è già un bel risultato. Però mi piaceva dire una cosa anche rispetto al problema del calcolo, sì, del modellare, certo, eccetera, che trovo che sia invece una cosa molto importante. Cioè, la differenza fondamentale, e questo non è un giudizio di valore, è un dato di fatto oggettivo, è che modellare significa, come dire, costruire lentamente, da un punto zero, da un punto di inesistenza, una forma. Prendere un calcolo di una qualunque cosa significa riprodurre qualcosa che esiste, e questo fa una differenza enorme, perché nella costruzione che noi facciamo, cosa che si può fare con un disegno, con una pittura, con una scultura, come dire, tessiamo lentamente questo dito che poi sarà l'opera in un modo che non è praticabile se non con questa modalità. Io ho sempre pensato, per esempio, che, perdonate se faccio un'affermazione che forse può sembrare, la fotografia banalmente secondo me non è un'arte, no? È un mezzo, un banalissimo mezzo, che non ha nulla a che fare con l'arte. Poi naturalmente ciò non significa che non ci siano artisti che la usano, e che la usano da grandi artisti, questa è un'altra cosa, ma lei di per sé non lo è. Non lo è perché tutti i mezzi che sono arte, che noi abbiamo ideato, insomma, no? Sono altre cose, sono la pittura, la scultura, il disegno, cioè sono i grandi mezzi storici, e sono diventati tale. Non perché a un certo punto abbiamo stabilito che questa è arte, questo non lo è, sulla base di principi astratti, ma sulla base di cose concrete, cioè la costruzione di un'opera, che cos'è fondamentalmente? È una costruzione lenta, è veramente un mosaico infinito quasi, no? In cui noi mettiamo tante cose, mettiamo le emozioni, l'ultimo libro che abbiamo letto, mettiamo le nostre... È successo qualcosa? Sì. Non funziona più il microfono. Quindi, si può fare se ci sentiamo, no? Sì, sì, sì. Anche l'altro? Penso di sì. No, 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 va bene, ma sentite? Ok. Quindi, insomma, secondo me il problema vero è quello, cioè questi mezzi cosiddetti classici, no? I mezzi, diciamo, canonici, sono i mezzi migliori in assoluto, perché permettono, fanno sì che chi produce l'opera, chi fa l'opera, la costruisca con quella lentezza, con quella tessitura che solo per mezzo, che per esempio una fotografia non può darmi. Il fotografo mi scannerebbe, insomma, io sono convinto del fatto che questo, io amo moltissimo la fotografia, ma non lo intendo così un altro, per esempio, proprio perché gli manca questa tessitura, non lo può avere. Il punto di partenza è meccanico, e la riproducibilità, e questo non ha nulla a che fare con l'arte, ma non perché saper riprodurre attraverso
altri mezzi, diciamo, tra virgolette manuali, sia più, come dire, sia un talento, perché ci vuole anche un grande talento a diventare grande fotografo, attenzione, non è quello. Però è diversa proprio la modalità, cioè tra modellare e fare un campo c'è una enorme differenza. Questo non ha senso, no? Cioè, tra disegnare qualcosa che abbiamo davanti, fotografare qualcosa che abbiamo davanti, c'è una differenza enorme, perché fotografare significa riprodurre, disegnare significa reinterpretare, rifare, rimodellare, riguardare le cose in un altro modo. E questo naturalmente sono due strade. Poi naturalmente non lo togliono, se si incrocino, si incontrino, cioè, modo dell'arte. Cioè, io credo che nel Novecento, insomma, una grande libertà sia stata conquistata, c'è proprio la libertà assoluta che tutti i linguaggi possono andare tranquillamente in tutte le strade che desiderano, insomma, no? Però credo che comunque, insomma, nella plastica, così come nella pittura, così come nel disegno, insomma, alla fine risultino essere, come dire, le strade più profonde, in qualche modo, credo. Bene, sì, direi che... Vai. No, ti volgevo. Grazie. No, beh, direi che abbiamo toccato moltissimi punti, rendendo molto felici chi usa i calchi e chi fa fotografia anche oggi. Ci siamo dedicati un po' a tutti. No, sto scherzando. Grazie mille per i vostri contributi in varia forma, dalle lettere agli audio a voi che siete qui. Ci prendiamo una pausa perché a gennaio questo spazio viene riallestito e quindi ci ritroviamo qui a febbraio con un nuovo scenario attorno. Grazie.